Io in 2 anni ho tagliato 2 miliardi e 700 milioni, no? Come regione siciliana. Quindi quando mi dicono che Renzi, le altre regioni vanno a dire che Renzi tagliando 4 miliardi di euro a tutte le 20 regioni, chissà quale massacro avrebbe fatto, io trovo veramente che è una cosa assurda. Perché però la Sicilia è in crisi politica, al di là dei tagli. La crisi, la regione siciliana è in crisi politica permanente, perché è in crisi politica il vecchio sistema che io metto in discussione, perché è chiaro che quando io dico che la formazione professionale che costava 380 milioni deve costare 120 e 160 al massimo, è chiaro che ho tolto gli affarucci a tanti parlamentari, ex deputati, mafiosi, e quindi quando dico che nella sanità in 2 anni dobbiamo risparmiare 500 milioni, ma non è che voglio tagliare i servizi ai cittadini, tolgo il malaffare. Allora è chiaro che poi sono uno che non piace, voglio dire, a quel vecchio sistema. Quindi non so se riuscirò mai a fare quadrare veramente una maggioranza reale, perché purtroppo la legge elettorale non mi ha consegnato una maggioranza politica, ma ho vinto le elezioni, però questo, c'è un vecchio sistema che vuole difendersi, però è chiaro, io ho il dovere di fare la battaglia, costi quel che costi. E di cosa si aspetta da questa Leopolda, che è la prima Leopolda di governo? Io non sono uno che ama la retorica, mi aspetto quello che intende essere la Leopolda, cioè un rapporto vero, reale, di persone che anche, voglio dire, hanno esperienze, vengono da storie diverse, si mettono insieme a discutere e fanno un confronto franco. Mi aspetto che nascano, vengano fuori delle idee innovative, nuove, anche differenti, però che mantengono questo tipo di atteggiamento. Anch'io, per esempio, il nostro megafono in Sicilia è un po' una Leopolda, cioè tiene dentro gente che c'è nel PD, che non c'è, e che lancia l'idea del rinnovamento.